Buongiorno dal maestro Fide Marco Corvi. Oggi ci concentreremo ancora sulla difesa olandese ed in particolare su una delle varianti principali della difesa olandese. Dopo D4 F5, qui la mossa più giocata è pedone G3, cavallo F6, alfiere G2. A questo punto il nero ha diverse possibilità. Sarebbe possibile impiantare uno Staunton, un sistema, scusate, Stonewall, non Staunton, Stonewall, con pedone in D5 e poi ancora pedone in E6 e pedone in C6. Questo è il tipico schema Stonewall. Oppure sarebbe possibile, facendo G6 ora o nelle mosse successive, impiantare un sistema di Leningrado. Oppure, che poi è l'argomento del nostro studio di oggi, impiantare un sistema classico, che si chiama così anche perché si colloca più indietro nel tempo, nella storia della difesa olandese, che è costituito dalle mosse E6 e poi, vedete, alfiere E7, nero fa l'arrocco e poi gioca pedone in D6. Come molti degli schemi che abbiamo nominato prima, anche il sistema classico dell'olandese per il nero prevede la pianificazione, la realizzazione della spinta in E5, che è un pochino l'obiettivo strategico di base, ma comunque importantissimo del nero nella difesa olandese, mentre, come anche nelle altre varianti, cioè diverse dalla variante classica, l'obiettivo del bianco è principalmente la realizzazione della spinta in E4. Per cui qui una delle mosse più giocate per il bianco è cavallo in C3. A questo punto il nero dispone di varie possibilità. Le principali sono donna in E8, la cui idea è poi giocare donna H5 oppure donna in G6, questa si chiama variante Ilinczewski. Oppure il nero ha anche la possibilità di giocare ora, cioè alla settima mossa, la mossa A5, che è anche molto interessante, oppure, che è l'argomento di oggi, la mossa cavallo in E4. Questa è una mossa molto interessante. Ora il bianco dispone sostanzialmente di due possibilità: catturare il cavallo, oppure la più giocata, donna C2. Vedremo tutte e due queste possibilità. Iniziamo dalla mossa donna in C2. Il nero cattura in C3 e qui il bianco può catturare con la donna oppure con il pedone. Sembrerebbe strano provocarsi volontariamente un'impedonatura in questa posizione per il bianco, che ha naturalmente degli aspetti negativi. Tuttavia ricordiamo che le impedonature hanno anche aspetti positivi, per esempio la colonna si apre, il centro si rafforza. Qui il nero potrebbe continuare con cavallo in C6, il bianco con la spinta in E4, che abbiamo detto che è l'obiettivo tematico del bianco nella difesa olandese, e il nero con la spinta in E5, anche questo è l'obiettivo tematico del nero, che lo realizza e come. Qui la posizione è circa equilibrata, un possibile seguito potrebbe essere questo. E qui è interessante per il nero giocare cavallo A5, ma in realtà anche cavallo B8. Potrebbe sembrare una mossa un po' strana, in realtà il cavallo si ricolloca in vista poi dell'occupazione della casa C5, con una posizione che francamente mi sembra abbastanza buona per il nero. Il bianco qua dovrebbe giocare con molta energia per gestire questa posizione.
Ok, torniamo indietro e vediamo invece se il bianco, come fa più spesso, cattura con la regina. Qui una mossa carina per il nero è pedone in A5. L'idea di questa mossa non è tanto impedire la spinta in B4 del bianco, ma è che se il bianco gioca torre 1 con l'idea di giocare pedone in E4, il nero potrebbe cercare più avanti di approfittare di questa, vedete, questa situazione. E ci sono alcune varianti in cui questo potrebbe essere possibile. Per esempio, vediamo un po' se gioca cavallo in C6, per esempio pedone in E4, pedone in E5. Ecco, in caso di presa, ora vedete che il nero, nonostante il pedone C5 sia attaccato due volte, può fare questa mossa perché minaccia alfiere B4. Ok, e quindi la mossa A5 è una mossa furba. Il bianco spesso in questa posizione risponde con pedone B3, cavallo in C6, alfiere B2, con idee di questo genere, che naturalmente il nero si affretta a giocare alfiere F6, e questa posizione, ecco, vedete di nuovo un attacco di raggi X sulla donna nera. I maestri considerano gli attacchi di raggi X come fossero attacchi reali. Donna in E8, quindi per togliersi dagli attacchi di raggi X e preparare la spinta in E5, e questa è una posizione, diciamo, soddisfacente per il nero, che può guardare, insomma, con ottimismo al futuro. Ok, torniamo indietro e prendiamo a questo punto in esame l'altra possibilità. Abbiamo detto che a questo punto il bianco ha due possibilità. Una l'abbiamo appena vista ed è donna C2, è la più giocata, ma probabilmente meno efficace. Invece, attualmente, sebbene meno giocata, quanto a lungo tempo, per lungo tempo veniva giocata principalmente donna C2, la mossa cavallo prende cavallo è in questo momento la variante critica, cioè la variante in cui il bianco sembra poter creare maggiori problemi al nero. Qui il bianco ha due possibilità, cavallo in D2, ma anche cavallo in E1. In tutti e due i casi il nero deve difendere il pedone, e il bianco non deve dare il tempo al nero di consolidare questa situazione, deve attaccare subito il pedone con pedone F3. E in questa posizione molto complicata, il cavallo in E1 naturalmente non è messo un granché bene. Il nero potrebbe approfittarne aprendo il gioco in questo modo qui. Vedete che i pedoni del nero sono molto brutti, tuttavia i pezzi del bianco sono poco mal piazzati. In particolare vedete che il cavallo in E1 interrompe l'azione della difesa della torre sulla donna, e quindi qui il nero può giocare E5, oppure anche prima torre per F1, alfiere per F1 e poi pedone E5 con una buona posizione, perché ora si apre, insomma, diciamo, la strada per l'alfiere C8, e presto il nero svilupperà tutti quanti i pezzi. Torniamo ancora indietro, e quindi la mossa migliore qui per il bianco allo stato attuale delle conoscenze è cavallo in D2, sempre pedone in D5. Il bianco gioca pedone F3, il nero certamente cattura e il bianco ricattura con il cavallo, perché in questo modo apre la strada all'alfiere. E questa posizione il nero deve essere veloce, deve svilupparsi molto molto rapidamente, perché il bianco è un pochino avanti di sviluppo. Vedete che ha, diciamo, la donna che gioca la torre, il cavallo e l'alfiere, mentre il nero ha tre pezzi.
Ma soprattutto tre pezzi che giocano, li possiamo colorare di verde, ma soprattutto avrà un po' di difficoltà a far giocare questo alfiere. Aprire il gioco ora con la mossa in C5, sebbene porti a grandi complicazioni, non è consigliabile. Ricordate sempre che l'apertura del gioco è consigliabile quando siete in vantaggio di sviluppo. Così probabilmente la cosa migliore da fare per il nero ora è cavallo in C6. E qui sembra interessante per il bianco giocare alfiere in E3, possibile anche alfiere in F4. A me piace alfiere in E3. E questa posizione è piuttosto interessante, probabilmente la possiamo catalogare come leggermente preferibile per il bianco. Qui per il nero non ha certo senso andare a catturare questo pedone, che poi il bianco potrebbe anche, diciamo, recuperare, ma comunque vedete che lascerebbe molte debolezze. Il nero deve puntare ad un rapido sviluppo. Un'idea potrebbe essere quella di giocare alfiere F6 e poi anche alfiere D7, e poi togliere la donna e andare con la torre in E8. E è una posizione che deve essere ancora, diciamo, testata nella pratica dei grandi giocatori. Tuttavia sembra gestibile, ecco, per il nero. Quindi torniamo un pochino indietro. Ecco, vediamo che abbiamo detto quindi questa mossa del nero, cavallo in E4, eccola qua, è una possibilità, scusate, qui, ecco, è una possibilità molto interessante. E il bianco qui può giocare donna in C2, che abbiamo visto non essere particolarmente pericolosa, oppure cavallo prende cavallo, che invece è allo stato attuale la mossa più insidiosa per il nero, che qui si trova a dover avere il giusto equilibrio tra difendere il centro, difendere il pedone in E4, però anche, diciamo, pensare allo sviluppo. Uno degli esponenti maggiori di della difesa olandese classica e anche di questa variante con cavallo E4 è attualmente il grande maestro Williams, che ha giocato varie partite partendo da questa posizione, ha anche scritto vari libri sulla difesa olandese, e nei database si trovano molte sue partite con il nero, che anche difende questa posizione contro forti giocatori. Su tutte vi vorrei mostrare questa partita, che è stata giocata tra appunto Michalewski con il bianco e Williams con il nero, appunto. In questa posizione Michalewski giocò cavallo in D2 e Williams, naturalmente, pedone in D5. A questo punto Michalewski giocò un'idea che aveva evidentemente preparato, cavallo in B1. L'idea è ovviamente quella poi di rigiocare questo cavallo in C3, senza paura di perdere tempi. Più che perdere tempi, qui il bianco sta utilizzando i tempi che ha per riposizionare meglio i propri
i propri pezzi. Ecco. Il nero giocò cavallo in C6, il bianco cavallo in C3 e il nero pedone in B6 per cercare di sviluppare l'alfiere. Ecco. Il bianco pedone E3, mossa. Questa mossa pedone E3 probabilmente necessaria, però non è molto bella perché chiude l'alfiere C1. Il nero giocò cavallo A5, il bianco pedone in B3 e alfiere in A6. Vedete che alla fine i pezzi del nero hanno trovato, diciamo, la loro strada. La partita proseguì alfiere in B2, pedone in C6, il nero si sta organizzando e il bianco gioca pedone in F3, deve attaccare il centro. Ora il nero sembra essere un pochino meglio sviluppato, comunque i suoi pezzi leggeri sono pronti a entrare in azione e così decide di aprire il gioco. Il nero decide di aprire il gioco e qui torre mangia, donna mangia, partita Michalewski-Williams giocata nel 2003. Credo che il nero sia un pochino preferibile. I pezzi bianchi vedete che sono in qualche modo ancora, come dire, chiusi o comunque in difesa del centro, mentre invece i pezzi neri hanno tutti, tranne la torre, posizioni molto aggressive. H4, alfiere H6. Il nero giocò pedone G4, ma dopo donna mangia pedone, alfiere C1, pedone G6, si trovò in difficoltà. A e B potenzialmente liberi sul lato di donna, insomma sono molto molto forti. Il bianco gioca torre B1, il nero donna C4. I finali sono molto buoni per il nero perché questi pedoni nel finale sarebbero di fatto inarrestabili. A questo punto una mossa forte, pedone E5 del nero. Il nero non teme la presa, che ridurrebbe veramente i pedoni del bianco in uno stato pietoso, e comunque questa mossa blocca il pedone E4 del nero. Il bianco giocò alfiere in E2 e questo è un momento importante. Uno dei motivi per cui questa pedone in E5 è molto forte e giunge inaspettata è anche proprio perché il bianco con la sua mossa alfiere F3, ecco, minacciava alfiere in E2. Vedete che ora c'è un problema sull'alfiere in A6, ma il nero l'aveva in qualche modo previsto e giocò qui donna in E6 e dopo alfiere mangia alfiere, giocò donna per G4 scacco. E ancora prese in D4 e ancora prese l'alfiere ed ora giocò donna F4 scacco. Dopo re H3, torre F8. Vedete che il nero ha sacrificato un pezzo, ma naturalmente il re bianco è molto molto esposto. Il bianco giocò torre D1, a questo punto un'altra mossa interessante, pedone B5 che per un po' taglia fuori l'alfiere e comunque inizia anche a mettere in moto
i pedoni. Bianco gioca donna G3, il nero non cambia le donne. Ricordate che il cambio delle donne conviene sempre al giocatore che ha il re più esposto, quindi in questo caso al bianco. Bianco giocò re G2, seguì cavallo C4, pedone in D5, cavallo in E5, vedete che il cavallo nero ha raggiunto le altre forze nere e si prepara ad attaccare il re bianco. Nero qui recupera il cavallo, ma insomma per il bianco era difficile fare qualche altra cosa buona. Il nero minacciava comunque cavallo per H4 scacco, che sarebbe stata piuttosto fastidiosa. Comunque ecco, seguì alfiere per B5, donna per C3, rena H3 ed ora una mossa interessante, cavallo G1 scacco, con l'idea che se la torre bianca cattura il cavallo, la torre nera va in F3. Donna C2 scacco e cattura la torre. Vedete che il nero ha ripreso tutto il materiale che aveva sacrificato, veramente con gli interessi. Adesso è il bianco a poter dare qualche scacco e a poter riprendere, vedete, la torre nera, però purtroppo per lui a questo punto segue scacco e qui il bianco è in grossa difficoltà. Segui re G2 e dopo donna scacco il bianco si abbandonò, perché dopo re H3 c'è donna G3 matto, e se invece c'è re in F3 possono seguire, diciamo, varie cose. La più semplice è scacco e poi cattura della donna bianca. Quindi partita Michalewski-Williams giocata nel 2003. Ad esempio, ecco, come riportata come esempio di gioco di questo grande maestro Williams, che gioca spesso questa variante. Bene, per oggi è tutto sulla variante classica della difesa olandese con 7 cavalli e 4 del nero. Un saluto, a presto dal maestro fide Marco Corvi.